Un personaggio controverso, controcorrente, il professor Claudio Moffa, che vanta collaborazioni e pubblicazioni con accademici di alto livello, ma anche lezioni irriverenti, come lui stesso le definisce, fra cui quella con il famoso negazionista Faurisson e da ultima la lezione incriminata del 25 settembre scorso. Ho ricordato al Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, attacca il professor Moffa, di aver già ritirato la domanda dell'edizione 2011 del Master Enrico Mattei il 23 settembre, ben prima della decisione del Consiglio. Ma il professore si spinge oltre, ponendosi alcune domande sulle critiche mosse dal Senato accademico e sulle modalità usate per bloccare le sue lezioni. Com'è possibile che si sia deciso di eliminare il Master senza aspettare la relazione della commissione d'inchiesta? Moffa imputa questa decisione al clamore mediatico che ha suscitato la vicenda e rivendica, con forza, il principio della libertà di insegnamento, anche quando questo si contrappone a verità storiche per molti indiscutibili. Ed è proprio questo il punto che Moffa mette sul tavolo. Per l'Accademia italiana, si afferma in una nota, il dogma della Shoah resta come un marchio d'infamia, a meno che questa affermazione non venga corretta. Intanto la polemica si allarga anche al mondo politico. Sull'argomento si registra la dichiarazione della senatrice PDL Ombretta Colli, componente della Commissione Istruzione e Cultura, la quale si congratula con la decisione dell'Università di istituire una commissione per verificare il comportamento del professor Moffa, resosi responsabile, a detta della senatrice, di tesi ingiuriose e farneticanti sull'Olocausto. Per le conclusioni della commissione, però, bisognerà aspettare ancora, probabilmente un mese.